Ciao, sto facendo questo video per gli amici del gruppo Pentax e per gli amici del forum che mi hanno chiesto come fare per ottenere queste fotografie macro con un'ottima qualità dell'immagine e con un fattore di ingrandimento molto molto elevato, partendo semplicemente da una macchina fotografica entry level con il suo obiettivo 18-55 del kit. Allora, per fare questo io mi servo di un sistema molto poco utilizzato, che è quello dell'ottica invertita attraverso l'anello di congiunzione o anello di giunzione, un anello che ha una doppia filettatura maschio-maschio e consente di montare l'obiettivo secondario su un obiettivo primario attraverso la filettatura dedicata, destinata ai filtri. Ecco fatto. Inoltre, le fotografie le scatto con il flash, potete utilizzare qualsiasi flash. In più dovete crearvi una piccola modifica per il vostro flash. Io ho utilizzato il tubo di Pringle, su YouTube ci sono i tutorial per vedere come costruirlo. È semplicissimo, basta fare un taglio, infilare il flash all'interno in modo che tutta la luce venga canalizzata tutta quanta sullo stesso, su un solo punto, ok? Altrimenti potete utilizzare, se ce l'avete, dei flash dedicati proprio per questo tipo di fotografia. Ecco fatto, questa qui è la configurazione che io utilizzo per scattare quelle foto che vi ho fatto vedere. Come obiettivo secondario io ho utilizzato questo vecchio Nikon 3570 perché innanzitutto perché dovete trovare un obiettivo che abbia il diametro dei filtri di 52 mm, che praticamente deve essere uguale a quello del vostro 18-55. E fra le varie lenti che ho provato, questo qui è quello che mi ha dato una resa maggiore. Potete utilizzare anche il plasticotto della Canon, il 50 mm, che è più leggero. Quindi diciamo andiamo a fare meno forza sulla messa a fuoco dell'obiettivo del 18-55, cioè pesa di meno e quindi si sforza di meno. Quindi va molto bene questo qua. Io uso questo, vi ripeto, perché come resa della qualità dell'immagine mi trovo meglio, ne ho provati tanti e questo qua è quello là che mi ha dato una resa maggiore. Per quanto riguarda l'immagine e le impostazioni della camera, adesso vi faccio vedere, andiamo a vedere un attimo. Queste che vedete sono le impostazioni della camera che ho preimpostato nel momento in cui vado a scattare questo tipo di fotografie. In particolare accertatevi che nella tendina numero 3 ci sia una chiarezza a più 2, nella tendina numero 4 il simulatore di filtro anti-alias attivato a 2 e tutto il resto attivo. La correzione dell'obiettivo deve essere impostata sia per quanto riguarda l'aberrazione cromatica sia per la diffrazione. Allora, quali sono le caratteristiche di questo sistema? Rispetto agli altri, questo sistema è poco utilizzato rispetto ai tubi di prolunga, all'ottica invertita. È poco utilizzato, credo, perché chi lo utilizza non ha capito bene i pro che ci offre questo tipo di sistema, che sono molti di più rispetto ai contro, perché secondo me di contro ce n'è uno solo, ovvero sempre se utilizziamo una lente come la utilizzo io, abbiamo una forte vignettatura dell'immagine. Anche questo che è un contro, alla fine però è molto relativo, in quanto nel 90% dei casi, nella fotografia macro, questo genere di fotografia macro, cioè una fotografia macro molto spinta, ultra macro, nel 90% dei casi viene utilizzata una porzione dell'immagine dello scatto, quindi un crop sempre del 60-70%,
Quindi alla fine questo qui non è più nemmeno un contro, e quindi ci troviamo con tanti pro. Quali sono questi pro, questi vantaggi che ci offre questo sistema? Secondo me il più importante, il vantaggio che forse le persone non conoscono, non si rendono conto, di poter ottenere con questo sistema, è che la messa a fuoco, nonostante il montaggio di questa lente, la messa a fuoco avviene in modo automatico. Un altro pro è che con il montaggio della lente si va ad annullare la distanza minima di messa a fuoco dell'obiettivo primario. Allora, quando leggo di questo sistema con anello di congiunzione su internet, non ho mai letto di tutte queste caratteristiche. Quindi mi viene da pensare che le persone non conoscano tutti questi vantaggi. Perché? Perché probabilmente hanno studiato il sistema in teoria, ma non sono mai scesi, diciamo, sul campo praticamente a scattare e a vedere che effettivamente con questo tipo di sistema noi abbiamo una messa a fuoco automatica nonostante una lente di ingrandimento davanti al nostro obiettivo. Azzeramento della distanza minima di messa a fuoco. Ok? In questo modo noi abbiamo un fattore di ingrandimento elevatissimo e quindi ci possiamo divertire per la fotografia macro, come potete vedere, a costo zero, perché una seconda ottica, se non ce l'abbiamo già in casa, la possiamo reperire in qualche mercatino, soprattutto queste ottiche vintage a pochi euro. L'anello di congiunzione costa 2 euro cinese, tanto l'anello di congiunzione non ha bisogno dei contatti, voglio dire, è un cerchietto di ferro, costa pochissimo. L'adattatore per il flash, questa modifica sul flash la potete fare a costo zero, quindi voi non avete bisogno di nient'altro e vi potete divertire, come dicevo, a fare fotografie super macro. L'ultima cosa che vi voglio ricordare, ve l'ho fatto vedere prima nel display, vi dico che per quanto riguarda i parametri, quelli con cui io mi trovo meglio sono di un 160esimo, ovviamente con l'utilizzo del flash, a F13 per quanto riguarda il diaframma e utilizziamo ISO 100. Perché io utilizzo questi parametri? Perché andando a fare andando ad operare spesso nel 99% dei casi un crop sull'immagine, abbiamo bisogno di una qualità della stessa molto elevato, che qui ci viene incontro la nostra K70 che con i suoi 24 megapixel non ci delude mai. Abbiamo visto le impostazioni della fotocamera, adesso andiamo a vedere io come posiziono le due ottiche. Il 18-55 lo utilizzo a 55 mm. Quindi zoom al massimo. Anche il secondo obiettivo lo vado a posizionare sul massimo della focale, quindi 70 mm, a differenza di quanto trovo scritto su internet che dice praticamente dicono il contrario di questo. Fate le prove e vedete se ho ragione oppure no. Ovviamente il vostro secondo obiettivo, se non è uguale al mio, vi consiglio di fare tutte le prove possibili e immaginabili per vedere com'è che vi trovate meglio. Per quanto riguarda l'apertura, il secondo obiettivo lo posiziono a tutta apertura, quindi il massimo della luminosità per il secondo obiettivo, a differenza di questo qua principale, dove noi abbiamo impostato nella fotocamera il diaframma su F13. Ok, queste impostazioni voi non le troverete da nessuna parte. Chi vi consiglia sui vari siti, eccetera, vi dirà il contrario di quello che vi ho detto io. Molto probabilmente, vi ripeto, perché non hanno mai utilizzato questo sistema o non lo sanno usare. Ok. Ora proviamo a scattare insieme una fotografia per vedere con i parametri che vi ho appena detto e con le impostazioni delle due ottiche che vi ho appena descritto il risultato finale. Ovviamente gli scatti che noi andremo a fare li faremo a mano libera perché io ho letto anche questo purtroppo su internet, ovvero di foto macro fatte sul cavalletto. Non esistono le foto macro fatte sul cavalletto, per favore, non lo diciamo nemmeno perché la foto macro
almeno quella che intendo io, fatta in natura, non può essere effettuata sul cavalletto. Sul cavalletto qualcuno fa delle fotografie in studio agli animali e questa è una cosa secondo me sbagliatissima. Non fatelo, non spruzzate prodotti sugli animali, sui ragni, sugli insetti per poterli bloccare, fermare, eccetera. Utilizzate la mano libera, se ci riuscite a scattare la fotografia all'insetto va bene, se l'insetto scappa non fa niente. Non cercate a tutti i costi per fare la fotografia di danneggiare gli animali, scattate sempre nel rispetto della natura. Ora vi faccio vedere un attimo come funziona, quindi mano libera. Come avete sentito, il rumore della messa a fuoco automatica, la messa a fuoco automatica funziona, la distanza di messa a fuoco, come avete visto, l'abbiamo completamente azzerata. Sono entrato praticamente con l'ottica sull'oggetto. Con un po' di dimestichezza sono riuscito a fotografare anche degli insetti volanti, delle mosche con questo sistema. Non pensate che sia difficile, basta soltanto un po' di pratica. C'è una mosca appoggiata, vi avvicinate, scattate, dopo la mosca vola, ma lo scatto ve lo siete portati a casa, grazie proprio alla messa a fuoco automatica. Ora vi faccio vedere il risultato della fotografia. Come vedete la vignettatura elevatissima, che abbiamo ottenuto l'andremo sicuramente ad eliminare alla fine perché la fotografia macro si concentra tutta quanta sul punto centrale, sul punto di messa a fuoco centrale, dove noi abbiamo ottenuto un risultato massimo. Definizione altissima, fattore di ingrandimento eccezionale e non abbiamo bisogno di più di niente. Spero che il video vi sia piaciuto. Questo, è il primo video tutorial di questo tipo, di questo genere, su questo tipo di sistema. Non ve ne sono altri su internet. Ho provato a cercare, ma questo sistema non lo utilizza nessuno fino adesso. Io credo che possa rappresentare una svolta nel mondo della fotografia macro a basso costo, se seguite questo tipo di indicazioni. A chi dice, e sicuramente ci saranno, a chi dice, ma questo sistema io lo conoscevo già dagli anni 50, lo utilizzavo, l'ho utilizzato, fa non è vero niente. Nessuno ha mai utilizzato questo tipo di sistema in questo modo qui. Se il video vi è piaciuto, se riuscite a riprodurre questo tipo di fotografie con la vostra configurazione, ottimale, vi invito a mettere il mi piace al video, a condividerlo e a farlo conoscere a quante più persone possibile.